Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come configurare il drone di fascia alta che abbiamo assemblato nello scorso video. La primissima cosa da fare è il bind con la radio. In questo drone ho usato il sistema Crossfire. Per prima cosa mi assicuro che il modulo sia aggiornato all'ultima versione. Se non sapete come fare potete vedere la mia guida, vi lascio il link in descrizione. Alimento la ricevente e vado nella pagina tool della Taranis. Quindi clicco su Configura Crossfire. Scendo giù e clicco su Bind. Ora clicco Enter per aggiornare. Perfetto, il bind è fatto. A fine procedura dobbiamo avere il LED verde sempre acceso. Se il LED verde rimane lampeggiante significa che il bind non è andato a buon fine, quindi ripetete i passaggi. A questo punto quindi è venuto il momento di configurare il flight controller. La prima cosa da fare è scaricare il Betaflight Configurator. Vi lascio il link in descrizione. Io ho Windows, quindi scarico questo file. Una volta installato il software, iniziamo con l'aggiornamento firmware. Quindi ci connettiamo. Ora clicchiamo su Bootloader DFU. Come vedete qui è comparsa la scritta DFU, quindi possiamo aggiornare. Se in questo box vedete la scritta COM significa che c'è un problema di driver nel flight controller. In questo caso è necessario usare il software Impulse RC Driver Fixer. Ho già realizzato un tutorial su come usare questo software e dove scaricarlo. Il link come sempre è in descrizione. A questo punto scegliamo il target del nostro flight controller, ZizFS7, e scegliamo l'ultima versione di Betaflight disponibile. Facciamo prima Load Firmware Online, poi Flash Firmware. Passiamo ora alla configurazione. Per iniziare andiamo in port e attiviamo Serial RX nella WART 4. Per quanto riguarda la VTX, se avete usato una Tramp come ho fatto io, dovete attivare nella WART 3 VTX IRC Tramp. Per quanto riguarda la videocamera, se ne avete usato una con connessione seriale, attivate il RANCAM Protocol nella WART 6. In configurazione fondamentalmente ho lasciato tutto di default. Ho disattivato l'accelerometro, messo la mia firma, la configurazione per il crossfire e attivato gli ESC come buzzer. Il resto non l'ho toccato. Vi ricordo che in questo box non dovete attivare l'RSSI analogico, in quanto va in conflitto con quello del crossfire o anche quello delle riceventi FR Sky se usate una Taranis. Power and battery e failsafe li salto visto che ho lasciato tutto di default. I PID lo stesso, ho lasciato tutto di default. Da un pretest che ho fatto, il quad vola bene anche con tutto stock. Io modifico solo il rate mettendo RC rate a 1,40, che è quello che uso di solito. In receiver verificate che ci sia corrispondenza di movimenti tra drone e radiocomando. Se avete i canali invertiti, provate a cambiare a Ether 1234 in Tair 1234 o viceversa. In RSSI Channel selezionate l'AUX dove avete impostato l'RSSI, nel mio caso l'AUX 4. In mod ognuno sceglie un po' quello che gli serve. Io metto l'ARM nell'AUX 2 e il pre-ARM nell'AUX 3, che corrispondono a switch momentanea della mia Taranis. Altre due cose che uso sempre sono il Turtle Mod e il Buzzer. Li tengo entrambi nella stessa switch, posizione 2 per il Buzzer e posizione 3 per il Turtle Mod. Su una ZizFS7 è molto importante intervenire su User 1, in quanto si occupa di accendere e spegnere la VTX. Io l'ho messo sempre attivo, in modo da non dovermi preoccupare di questa feature. Per finire andiamo su SD. Per quanto mi riguarda tengo RSSI, tensione batteria e firma in alto, e gli allarmi ben visibili al centro. Se avete problemi a visualizzare l'USD sugli occhiali, è necessario fare l'upload dei font. Andate su Font Manager, poi Upload Font.
Perfetto, le configurazioni su Betaflight sono terminate, non rimane che fare un bel test di volo, ma per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video, quindi lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi, vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.